Buongiorno, mamma che faccia. I canali proprio, i canali. Manco fossimo a Venezia. Allora, 6 maggio, tra meno di un mese finisce la scuola. Yes! E sono le 6, anche se io sono sveglia dalle 5:25, una cosa del genere. Ho rubato un pigiama di mio marito. Lo sentite? Questo gufo, civetta, non so cosa sia. La mattina mi sveglia. Sempre. No, credo che sia su un albero che è qui fuori e che è molto alto perché arriva anche al secondo piano, cioè al piano superiore, e credo che sia lì in mezzo. Oggi sembra una bellissima giornata rispetto a ieri che era nuvoloso, ha piovigginato. Ho i capelli indecenti, nonostante ieri sera avessi un liscio perfetto perché mi ha fatto i capelli Stella. Dovete sapere che mia figlia è appassionata di acconciature, quindi mi fa di tutto sui capelli e si arrabbia perché sono corti. Dice che sono corti, non si può sbizzarrire come preferisci. Mi sono fatta il caffè, soltanto che io ho le impostazioni predefinite. Questa è una tazzina che mi ha regalato mia sorella quando è andata a Parigi, una delle ultime volte. Ho le impostazioni predefinite e quindi io metto lungo perché faccio sempre l'espresso lungo, soltanto che di solito uso, eccola, non l'avevo vista, l'avevo lavata a mano, questa, e quindi arriva qui. Per me è giusto. Quindi ho messo a fare il caffè, sono andata in giro e quando ha smesso l'ho trovato così. Vabbè, però fa anche la schiumetta. Viene bene, devo dire la verità. Poi sto usando le capsule della Kimbo e quindi è così. Vabbè, oggi vi porto un po' con me, vi fate un po' di compagnia. Ho visto che i vlog vi piacciono, a me diverte farli, mi fate anche compagnia perché insomma non è che c'ho tutta sta vita sociale, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, quasi, però insomma. Allora, oggi non abbiamo particolarmente programmi se non danza, però stasera alle 19, quindi abbiamo tutto il tempo di fare quello che dobbiamo fare. La casa è relativamente. Chiedo scusa, la casa è discretamente messa in ordine, quindi a parte la stampante che devo togliere perché non mi serve più oggi. Non mi piace che sia in cucina. Dovremmo fare delle modifiche a questa cucina. E dovrebbe andare via anche. Dov'è? Ecco. Stella Antonietta a Carnevale. Dovrebbe andare via anche quella. Però se mi trovano un angolo in questa casa, per me. A me è comodo che sia in cucina perché il computer lo uso tipo televisione. Nonostante ci sia anche la televisione, ma io non la guardo quasi mai. No, non la guardo mai, non è che non la guardo quasi mai. Quindi è questo, adesso mi guardo un paio di video, preparo le merende per scuola e poi vado a svegliare le bambine. Che per tirarle dal letto, ma non è tanto Stella Antonietta, mamma mia Antonietta che ci mette. Non si vuole alzare, dice che non riesce ad aprire gli occhi proprio, non riesce ad aprire gli occhi. Vabbè, potrei pensare anche di portarle a scuola a piedi stamattina, come ieri, vediamo. Non per altro, ma la lomboscialgia ieri mi ha fatto veramente arrivare a casa quasi sui gomiti, anche perché portavo lo zaino di Stella e non mi ero portata la borsa, l'avevo lasciata a casa, perché stavano facendo dei lavori, quindi dove parcheggio di solito era chiuso. E quindi ho detto vabbè, non è lontanissimo, vado a piedi, andata e ritorno. Quindi, però la gamba a un certo punto è come se non funzionasse più. Sono arrivata a casa veramente per il rotto della cuffia, diciamo così. Vabbè, vado. Buon inizio giornata. Allora, sono davanti scuola delle gemelle, dietro scuola delle mie gemelle, ho trovato posto in una stradina laterale. Ecco, allora. Ta-da! Mi sono truccata! Sono passati mesi. Ragazzi, e si vede dalla riga di eyeliner che è del tutto imprecisa.
E veramente stamattina è stato una cosa improvvisa, infatti non ho messo il primer e mi sta colando il mascara anche perché ci sono 20 gradi, fa un po' caldino, infatti voi vedete con questo qui trapuntato, però insomma, e ho messo anche il fondotinta, infatti ho sporcato completamente la mascherina che poi dovevo comunque buttare, però insomma ho messo il fondotinta, non trovavo le cose, per fortuna che di eyeliner ne avevo uno della NYX nuovo, perché il vecchio mi sa che l'avevo buttato in un vecchio Repulisti, e quindi stiamo tornando alla normalità, ovviamente per quanto si possa dire normalità, perché mi sa che diventiamo come Campania di nuovo arancioni. Non so però, francamente non lo so. Il programma è questo: prendere le bambine, le Bertucce, io le chiamo le Bertucce, andare a casa, pranzo, pranzo, compiti loro, io devo mettere a posto delle cose e poi danza fino a stasera. Sì. Hanno quasi 2 ore di danza oggi, 1 ora e mezza. Quindi dobbiamo uscire prima, sì, insomma. Questa è, poi va mio marito stasera a prenderle, così ho un po' di tempo per fare le cose di casa, preparare la cena, queste cose qui. E per il resto nessuna novità. Ho fatto un ordine seguendo la mia beauty guru preferita, ovviamente, è Annalisa. E l'ordine è già partito, quindi non vedo l'ora, poi vi dirò, non vedo l'ora di provare determinate cose, quindi poi vi farò sapere. Per il resto, niente, sono rimasta un po' scioccata dalle notizie. Io non devo guardare più il telegiornale, no, non guardo il telegiornale, che poi alla fine leggo il Corriere della Repubblica, ma mi devo proprio estraniare. Già Facebook lo apro raramente, cioè lo apro poco rispetto a quanto lo aprissi prima, ma no, non mi piacciono le notizie. Veramente, da quella della povera Denise, che non si sa che fine abbia fatto, che adesso dopo 17 anni escono indizi nuovi, soffiate non anonime, io veramente non riesco a capire, a tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo. Però in tutto questo, non per togliere importanza alle altre cose, ovviamente, oggi è il compleanno di George Clooney, compie 60 anni. Portati benissimo. Poi un uomo che dice: sposando mia moglie, sposando Amal, sono io che ho vinto il jackpot. Come si fa a non amare un miliardario? L'ho sempre detto nella mia vita. Poi se è anche George Clooney, voglio dire, c'è il carico da 11. Non tutti sono figotti paciarotti come lui. Tanto mio marito non le vede queste cose. Poi mio marito è più bello di George Clooney. È bello, 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 bello. E vabbè, oggi sarà il trucco, mi sento meglio, veramente mi sento meglio, è vero, come dice Federica di Prismatic, basta anche farsi la faccia, come dice lei, per sentirsi meglio, un po' più sicuri. Sono quelle piccole cose che ultimamente ci pongo più l'attenzione, ecco. That's all. Ci vediamo più tardi. Io faccio i vlog proprio come se fossero dei mini video, quindi vi saluto all'inizio e alla fine. A dopo. Allora, comunque è arrivata l'ora di struccarsi, nonostante siano le 15 passate, quindi è presto, perché il marito molto gentilmente si è offerto, no, è stato costretto, a portare le bambine a danza, perché mi sa che ho preso un po' di freddo. Infatti sono un po' costipata, non costipata. Costipata. Costipata significa un'altra cosa. Un po' di leggero raffreddore, ecco. Stamattina sono uscita bella sgarzolina con questo e poi ho lasciato io tendo sempre a coprire il collo, ho lasciato la sciarpa in ufficio. E davanti a scuola delle bambine, cioè, ci sono state delle folate di vento terribili nonostante ci fossero 20 gradi. All'ombra, cioè, all'ombra fa freddo e al sole si sta benissimo. E quindi ho preso un sacco di vento.
Adesso sono venuta a casa, mi sono fatta un pasto stranissimo perché avevo dei funghi surgelati e asparagi freschi e ho mischiato tutto e li ho bolliti in poca acqua e li ho mangiati con le uova sode. E quindi adesso io mi cambio, mi strucco perché stamattina struccarsi è stata una truccarsi è stata una cosa improvvisa, quindi non ho primer, non ho messo niente, anche perché mi sa che il primer non ce l'ho proprio. Cioè, io ma no, mi sa di no. Il primer non lo ho proprio e quindi mi sa che devo provarlo. Però avevo del qualcosa, cos'era che avevo di primer? Le bambine stanno giocando, non vi spaventate da queste urla disumane. Devono fare i compiti, quindi adesso metto in tenuta da combattimento perché devo fare delle pulizie. E, non so se ci sentiamo dopo, penso di sì. Oggi sono andata in un negozietto perché mi sono truccata, mi sono resa conto, ups, non ho uno struccante perché io con l'acqua micellare non mi strucco perché per me l'acqua micellare non toglie niente e credetemi, ne ho provate che ne ho provate. Sarà una cosa, una condizione della mia pelle, ma non toglie niente. Olio, l'olio struccante, però questo lo utilizzavo la mattina come detersione. Però ho preso l'acqua micellare proprio per cambiare e quindi stamattina mi sono buttata in un negozio di quelli tutti a 1 euro. Infatti, ho preso questo neanche a 3 euro per averlo. E poi ho preso delle cose proprio sceme, nel senso le limette per le unghie perché non ne ho. È un divisorio per i cassetti perché ne ho bisogno per la biancheria. Non so, mia, sono due, quindi magari una mia e una per... Sono due, vero? Duravel e confortável para guarda ruba sempre in ordem. Intimo e muito mas. Mas. Madonna mia. Eppure ho preso un bel voto a... Non ho capito se è uno o due, lo scopriremo solo vivendo, anche perché adesso non so aprire. Ah no, si apre facile. Guardate che apertura. Oh, tutto questo per 2,5 euro. Vado questi negozi. Vediamo com'è fatto. No, sembra fatto bene. Uguale a quello dell'IKEA. Cioè si apre, si zippa perché ha una zip. Basta cercarla. Quindi diventa così. È uno solo. Beh. Almeno ci metto, male che vada, se non mi ci entra l'indiamo, ci metto i calzini, che io li perdo proprio come se fossero fiori, margheritine. E sì, infatti molto spesso ho i calzini al contrario, quelli delle mie figlie, figuratevi. Partendo dal fatto che io ho un 38, a volte 39, dipende dalle scarpe, e le mie figlie hanno un 35 che tra poco diventerà 36, perché ci manca poco e diventano più alte di me. Ma è il signor Gianni che è alto, quindi è normale che sia così. E quindi, oddio, mi sono persa. Ho una lista di cose da fare. Dopo pranzo volevo dormire. Ho detto no, non dormo perché sennò stanotte, facciamo le veglie. E quindi mi sono data da fare. Ho fatto la cucina. E dovrei pulire dei pensili perché devo mettere a posto delle cose. Vediamo quello che riesco a fare oggi, però prima mi devo struccare. Mi sento proprio che non sono più abituata. Comunque sono un paio di giorni, visto che l'altro giorno vi stavo facendo vedere delle cose che ho ancora chiuse, maschere, cose varie. Avevo della Revolution, questo Superfruit, che è uno spray rivitalizzante. Ragazzi, lo sapete che è buonissimo. Sa di frutta fortissima. Mi piace molto. Poi è bellissima la confezione, secondo me. Ed era venduto insieme a questo. Allora, il siero non mi fa particolarmente impazzire, anche se è un antiossidante, però insomma. Ed è anche un primer. Non l'ho usato però stamattina, ma il fondotinta non si è mosso più di tanto, almeno quello che, tranne quello che insomma c'era sulla mascherina. Però questo qui è davvero rinfrescante. Rinfresca tanto, tanto, tanto.
E voglio provare anche questo che è sigillato. L'aveva portato mia sorella, che è una soluzione di caffeina e acido ialuronico per il contorno occhi. Io stamattina mi sono resa conto che, nonostante il contorno occhi e il fatto che io sia lontana dal sole, i segni di espressione ci sono. Comunque stamattina panico, non trovavo niente, non mi riuscivo più a ricordare come ci si trucca, ma sono passati veramente dei mesi, però non mi ha fatto dispiacere farlo. Anzi, lo ripeto, è sempre un modo per sentirsi sistemate, diciamo così. Antonietta mi aveva fatto la treccia prima, l'ho sciolta perché usano, mi fanno anche la riga, usano quegli elastici piccoli. Stella li usa perché non so per quale ricorrenza ha ricevuto questa Barbie, la testa di Barbie che ha le mani così, perché le puoi fare anche le unghie. E per fare le acconciature, perché lei è molto portata e quindi mi ha chiesto di comprarle tutti gli elastici, quelli piccoli di plastica, che sono quelli che se te li metti nei capelli, per le bambole vanno benissimo, ma se te li metti nei capelli e poi li devi sciogliere, mi è capitato un paio di volte con Stella che si faceva da sola le acconciature, ma lei è bravissima, già da 2 anni che si fa lo chignon da sola, è molto precoce per questo. Una delle ultime volte le ho dovuto tagliare l'elastico con le forbici perché si era proprio ingarbugliato. Poi adesso hanno i capelli lunghissimi, urge un taglio, ma non se li fanno toccare, solo che bisogna alleggerirli. Anche fare lo chignon per danza è diventato un po' problematico perché sono tanti, viene uno chignon enorme. E insomma, anche per alleggerire un po' la capigliatura. Poi non è un problema per me perché sì, io do un'occhiata quando si sciacquano, si lavano i capelli, che siano sciacquati bene. Capitato che non li avessero sciacquati bene e dopo si sporcavano subito. Poi per asciugarli loro con la spazzola se li asciugano benissimo. Io ieri sera, Stella si è divertita e me li ha asciugati lei. Io ieri sera li avevo completamente lisci. Poi a me tendono a prendere il riccio, a meno che non siano piastrati, belli scolpiti, però. Vabbè, allora io mi vado a togliere, vedete? Niente scende, io non lo so, o metto il primer, eppure, vabbè, gli ombretti sono di Urban Decay, della Naked, la prima, la Naked madre, la palette, secondo me tra tutte le Naked era l'unica da avere assolutamente, le altre sono state un di più, infatti una l'ho regalata anche a mia sorella, che la usavo pochissimo, l'eyeliner è nuovo? Non lo so. Mi serve il primer, mi sa che mi serve il primer, anche perché per ricominciare a truccarmi ho aspettato proprio il periodo dell'anno in cui inizia il caldo. Quindi, vabbè. Comunque, ci vediamo o più tardi. No, dai, vi faccio un salutino più tardi, giusto per non troncare questa conversazione così alle 3 del pomeriggio, 3:30 saranno. Sì, 3:30 credo. Non ho gli orologi. Vabbè. Ciao. Che stai facendo? No. Che compiti? Cos'è? Cusalè che schi? Inglese? Stella, tu? Matematica. Ma che matematica se c'è il libro di inglese in No, mano? perché devo vedere una volta. Non copiatevi i compiti. Stella, non copiate i compiti. Saluta Antonietta, non fare le smorfie. Non fare le smorfie. Antonietta, dai che ti metto nel video. Non fare le smorfie. Video? Il vlog. Sì. Il trenino fa. Stella, tu? Non litigate, non litigate, non litigate. Boni, state boni. Non si lanciano i libri. Oh, qui siamo all'osteria. Ciao Antonietta, saluta. Non. Oddio santo. Ah, Stella, saluta. Allora, finalmente sono andate a danza. Buon per loro, lo faccio per loro che vanno da. No, ho un po' di pausa per me. Fatti i compiti, avete visto il delirio. Adesso preparo la cena, cioè appronto la cena. Dovrei piegare dei panni, dovrei fare degli altri servizi e dopodiché spero di andare a dormire abbastanza presto così.
da farmi una bella nottata di sonno, perché ho proprio voglia, sono un po' stanca. Questo è quanto, non c'è nient'altro da dire. Stella mi ha di nuovo cambiato i capelli e ribadisco il mio concetto che l'acqua micellare non strucca, cioè io con lo struccante bifasico, il detergente e il panno in microfibra e ancora avevo dei residui di mascara. E il panno in microfibra scartavetra qualsiasi trucco. Io non so come fanno quelle a struccarsi con l'acqua micellare. Non lo so. Come detergenza va benissimo, ma sulla pelle senza trucco, ma col trucco, col mascara, soprattutto quello lì della Bioniche, è come il Pupavamp. Cioè, ci vogliono le bombe a mano, eppure non è un waterproof. Certo, ho fatto due passate perché mi piaceva che dopo tanti mesi che non ho usato il mascara, le ciglia sono belle, anche se non si direbbe adesso, sono folte e si allungano bene, quindi ho fatto la doppia passata. Misteri, ci riuscite voi a struccarvi con l'acqua micellare? Io sono anni che ci provo, ne ho provati di tutti i tipi, dalla tanto osannata Bioderma a qualsiasi cosa, più costosa, meno costosa, ne ho provati un po' di tutti i tipi. Ma vi lascio con questo interrogativo in evaso, fatemi sapere voi. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, grazie per avermi fatto compagnia, pollice in su. Campanella, iscrizione. No, o iscrizione, pollice in su, campanello, o iscrizione, campanella e pollice in su. Insomma, fate come vi pare. Se non volete, non vi iscrivete, non è un problema. Alla prossima, ciao!